E ne approfitto per dire che effettivamente tutto questo ci ha dato una fotografia della situazione sociale e politica dal punto di vista di movimento che c'è in Francia, che è molto eterogenea, riproduce una molteplicità, una moltitudine di istanze che per esempio qua in Italia non vediamo da molti anni. Ora, non per deresponsabilizzare il lavoro quotidiano che facciamo all'interno delle organizzazioni sindacali di base, all'interno dei centri sociali, all'interno dei comitati, perché effettivamente in Italia è da molto tempo che non si riproduce una situazione del genere, però bisogna dire che in Francia si sono date tutta una serie di condizioni per le quali si è potuto avere questo tipo di movimento. Si parla appunto di uno stato d'emergenza che ha martoriato le relazioni sociali e che di conseguenza queste poi hanno avuto bisogno di potersi esprimere in uno spazio come era quello di Place de la République. Parliamo di una politicizzazione di massa che il movimento Nuit Debout ha fatto verso centinaia di migliaia di giovani che non erano più abituati ad auto-organizzarsi, a scendere in piazza al di là delle manifestazioni convocate dai sindacati tradizionali e dai partiti politici ufficiali. Parliamo anche ovviamente di una storia sindacale diversa, perché come si diceva, il sindacato in Francia inizialmente è stato costretto dal rapporto di forza dei movimenti a seguire le punte più avanzate e di conseguenza a seguire le azioni di disobbedienza, le eccedenze che si davano sulle strade e i blocchi selvaggi che venivano fatti dai precari, dagli intermittenti, da tantissimi studenti universitari e medi, e successivamente ha deciso di rilanciare, cioè nel momento in cui c'è stata un po' più di fatica da parte delle componenti non sindacalizzate del movimento, la CGT ha deciso comunque di bloccare il paese, per quanto, come ci veniva evidenziato dalle nostre ospiti, no, non è ancora così permeata la società dalle forme sindacali di organizzazione tradizionale, per cui c'è sempre bisogno ovviamente dell'apporto dei movimenti, dell'apporto dell'auto-organizzazione per poter generalizzare le forme di sciopero. E allora, tutta questa situazione, diciamo, è fondamentalmente imparagonabile rispetto a quello che abbiamo in Italia. Non parliamo dei livelli di mobilitazione della CGIL quando c'è stata l'approvazione del Jobs Act, e non parliamo ovviamente di tutta quella costellazione di condizioni che qua in Italia non abbiamo avuto. Quindi, per quanto la Francia si inserisca in una tendenza europea di abbassamento del costo del lavoro, di erosione dei diritti dei lavoratori e di smantellamento degli istituti della previdenza sociale del Novecento, è una cosa che vediamo in tutta Europa, indubbiamente, allo stesso tempo penso che la potenza che hanno avuto questi movimenti sia molto contestualizzabile dal punto di vista geografico per la storia che hanno appunto i nostri, tra virgolette, cugini di Oltralpe. E questo non significa che non possiamo imparare, questo non significa che indubbiamente magari delle suggestioni che ci hanno fornito stasera e che da mesi i movimenti francesi continuano a darci non possano essere riutilizzate in altre fasi di alta che indubbiamente, almeno questo ovviamente è sempre il nostro ottimismo della volontà, riavremo qua in Italia. Io chiudo ovviamente dicendo che siamo solidali con i movimenti in Francia e che saremo in piazza con loro, speriamo nelle prossime date di mobilitazioni che ci saranno, che continueremo a sostenerle e che speriamo che questo sia soltanto uno dei primi momenti in cui avere occasioni di scambio, di confronto e che ce ne possono essere molti altri, magari diciamo, sia rinvitando Margot, Irene e tantissimi altri qua a Padova, qua in Italia, sia andando noi stessi a Parigi per poter continuare questo tipo di relazione. Ringraziamo tutti, ringraziamo di nuovo i nostri ospiti e i nostri traduttori e ci vediamo già domani con un altro appuntamento qua nello spazio di Sherwood Book and Media. E come al solito, io tutti i martedì e tutti i giovedì fino al 16 luglio. Grazie mille.